Il Teramo è ancora fermo, ma il mercato corre e chi è in scadenza o comunque, seppur sotto contratto ma ha delle richieste, si muove per capire il proprio destino. È quello di Francesco Bombaggi, il cui vincolo si conclude il prossimo 30 giugno, sembra ogni giorno che passa essere sempre più lontano dai colori biancorossi. Non è un mistero che il numero 10 abbia estimatori, al di là del destino della società che sarà scritto nei prossimi giorni. Finora di rinnovo non si è parlato, segno evidente per la società che le priorità in questo momento siano altre, mentre quelle del giocatore mal si sposano con le tempistiche della dirigenza, che non può ancora proporre nulla a nessuno visto che non ha ancora deciso se far parte delle 60 formazioni che parteciperanno al prossimo campionato di Lega Pro. Le 30 presenze e i 9 gol di questa stagione, sommati agli altri 9, 8 in campionato e 1 in Coppa Italia della stagione precedente, fanno in modo che gli estimatori per Bombaggi non manchino. Tra qualche giorno, giovedì prossimo per la precisione, sarà svincolato e libero di poter firmare con un altro club, ma anche in questo periodo può prendere accordi con società diverse dal Teramo, per poi essere ufficializzato dal 1 luglio in avanti. Discorso simile anche per Costa Ferreira, Ilari, Lewandowski, Di Matteo, Lasic, Tentardini, Pinzauti e Vitturini, oltre a quei giocatori come Lombardi, Di Francesco e Gerbi che invece sono in prestito. Sono elementi che senza un rinnovo di contratto si stanno guardando intorno per capire dove disputeranno la prossima stagione, visto che il Teramo non ha dato segnali di volerli rinnovare. Un tema differente, ma poi neppure troppo, per coloro che un contratto per la prossima stagione ce l'hanno, ed è il caso di Arrigoni, Santoro, Viero, Soprano, Trasciani, Diachité e Mungo. Con la mancata iscrizione sarebbero federalmente svincolati e liberi di trovare una destinazione confacente alle loro richieste. È altrettanto vero tuttavia che l'incertezza che regna sui destini del diavolo fa in modo che gli entourage di questi calciatori stiano lavorando per capire quanti margini ci siano di prosecuzione del progetto in caso invece di iscrizione regolare. Perché comunque vadano le cose, il Teramo dovrebbe ridisegnare una strategia calcistica e farla con costi ridottissimi, e sarebbe per molti di loro un lido non perfettamente aderente alle aspirazioni. Perché di offerte per plusvalenze super non se ne vedono, come invece la dirigenza biancorossa ha sempre sbandierato, non c'è ancora l'allenatore e il direttore sportivo in scadenza il 30, esattamente come buona parte dell'organico. Una condizione incredibile e che si spiega soltanto con la ferma volontà di Iachini di non continuare, come già scritto nel comunicato diramato qualche giorno fa, quando definiva conclusa la sua esperienza societaria. Ed è altrettanto evidente che molti club siano alla finestra per cercare di vedere i destini del Teramo e cercare, soltanto in un secondo momento, di accaparrarsi i migliori giocatori biancorossi.